Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e vi presentiamo la video anteprima dal Mobile World Congress dell'HTC One. HTC One presentato da pochi giorni a Londra, device molto ben fatto, soprattutto perché è stato uno dei primi a montare lo Snapdragon 600 a 1.7 GHz e poi perché ha delle particolari rifiniture della scocca che ne aumentano di sicuro la bellezza e la compattezza a livello proprio di comfort e di device. Parlando invece delle peculiarità a livello software, questo è il primo device di HTC con la Sense 5, che si caratterizza per molti aspetti, come per esempio questa interfaccia proprietaria stile Flipboard o anche stile come animazioni a Google Plus. Questa è praticamente una schermata, la nostra schermata principale, ve la mostro meglio, la nostra schermata principale che ci si aggiorna dinamicamente ogni volta che riceviamo un SMS, che riceviamo un'informazione su un particolare social network e in tutto quello che noi siamo iscritti. Se però noi vogliamo tornare alla interfaccia classica, ci basterà switchare col dito verso destra. Verso destra, come potete vedere, si ritorna appunto alle home classiche, mentre il drawer, anche questo, è leggermente modificato. HTC preferisce tenere una struttura del drawer verticale, dove tutto è unico in una singola pagina. Altre peculiarità, vabbè, non possiamo non parlare del display da 4.7 pollici Full HD. Il primo Full HD così piccolo e si vede. La densità di pixel è altissima e abbiamo una qualità generale veramente superba. Proviamo ad andare su Nexus Lab, ci eravamo già andati. È veramente un piacere leggere con questo display. I caratteri sono stradefiniti e non abbiamo nessun fastidio. Proviamo ad andare a vedere altro testo. Potete vedere molto veloce, sia anche il pinch to zoom e il fulmine, molto fluido. Scelta di HTC piuttosto curiosa è quella di non mettere tutti e tre i tasti di sistema Android, ma mette solo l'indietro e l'home e non inserisce il multitasking. Altra caratteristica piuttosto peculiare di questo smartphone è la fotocamera da non si sa bene quanti megapixel, perché non ha megapixel, ha gli ultrapixel. Cosa vuole dire con ultrapixel? Praticamente è una tecnologia che in teoria fonde tre sensori insieme in modo da ricreare una immagine. Andiamo a vedere la fotocamera. Come potete vedere, molto veloce, HTC ci ha mostrato delle foto effettuate con questo telefono e sono veramente meravigliose. Altra funzione, come potete vedere, vi sembrerà che io stia guardando un video, ma invece non è vero. Questo è praticamente, vado nella galleria. Ogni volta che, grazie alla funzione Zoe, ogni volta che io utilizzo Zoe attivo, Zoe mi registra automaticamente ad ogni scatto della fotocamera un piccolo video. Questo perché? Per crearmi una galleria animata. Una galleria animata che praticamente riesce, potremmo poi anche montare e creare particolari effetti. Come potete vedere, questa è la nostra galleria, molto bella da vedere. Non tutte le foto sono state fatte con Zoe attivo, ma questa qua che è stata fatta con Zoe attivo, come potete vedere, è ancora visibile.
Come al solito HTC ha collaborato con Beats Audio per gli altoparlanti che sono preamplificati, quindi in teoria hanno una qualità del suono superiore. Purtroppo qua c'è troppo rumore, troppa confusione, e anche provandolo, testandolo, non riusciamo a capire sinceramente come sia la qualità. Se andiamo sulle impostazioni di Android, scusate un attimo, vediamo come la versione di Android installata è la 4.1.2. Il cellulare è dotato di una batteria da 2300 mAh, non sostituibile da un utente normale, ma bisogna appunto far intervenire l'assistenza. Cos'altro dire? Questo telefono dovrebbe arrivare da noi a breve in Italia, purtroppo a un prezzo piuttosto elevato rispetto agli altri paesi, ovvero 699 euro. Però è possibile che tale prezzo, come abbiamo visto da altri store online, scenda subito verso i 600 euro. Ci ha stupito veramente tanto le rifiniture di stile iPhone 5 qua, in questo caso, come potete vedere qua, dove il metallo si vede che è stato lavorato tramite un meccanismo quasi artigianale, veramente ben fatto, uno dei telefoni migliori dal punto di vista estetico, ma oserei dire anche dal punto di vista hardware. Qualche perplessità su questo tipo di interfaccia, che potrebbe o creare fastidio, essere antipatica, oppure essere un successo clamoroso. Un saluto da Alessandro per Nexus Live.